fiamma del Signore. Che vogliono rendere indissolubile il loro amore, facendo sì che esso goda della benedizione sposa, così come recita la scrittura in alcuni suoi versi bellissimi. Ma non ci sono soltanto gli sconosciuti, entrambi i fidanzati, e con loro abbiamo anche percorso un tratto della loro strada. Per cui oggi forse siete venuti insieme nella casa del Padre, perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo, ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale. Perché siete disposti, seguendo le vie del matrimonio, ad amarvi e onorarvi un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della Chiesa? Se dunque vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io Giuseppe accolgo te, Elisa, come mia sposa. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Elisa accolgo te, Giuseppe, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ciò che Dio fornisce alla mano. Che vi donate scambiavolmente in segno di amore e di fedeltà per Cristo nostro Signore. Elisa, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Sono legati così stretti gli anelli, perché indicano proprio l'unione stretta di questi fidanzati. Giuseppe, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andate in pace. Ora,
22 giugno 2019, un giorno da ricordare. Da ricordare certamente, certamente. Emozionante. Finalmente i figli hanno coronato questo bellissimo sogno, sì, organizzato tutti nei minimi particolari, una tanto. Sposa e degli sposi bellissimi. Grazie tanto, grazie a te di essere venuto, essere con noi, è un piacere. Cosa gli auguriamo a questi sposi, Filomena? Ebbè, una vita di gioia, di felicità ci saranno e che possano superare le difficoltà che d'altronde la vita riserva, è inevitabile. Oggi erano veramente molto, molto contenti, li guardavo durante la processione liturgica e ho visto che si guardavano con occhi da innamorati, sì. Un bene vero e sincero. Sì, sì, è quello, si comprendono bene e si amano e questa è la cosa, è una buona partenza. Ho visto poi tuo marito emozionatissimo in chiesa. Cuore di papà, no? Un papà che ha seguito la figlia sempre, in ogni istante, in ogni certo. momento, certo. Quindi è chiaro che per lui è stato un'emozione forte. Un distacco certo. un pochino, difficoltoso. Ok, certo. Grazie e buon proseguimento. Grazie a te. Ora all'interno dell'agriturismo è stato creato un piccolo banchetto con Mara che ha in mano una boccetta piena di olio proveniente dalla località Noce, la terra del Sulinardo, quindi questo piccolo ricordo anche per nonno Leonardo, ovviamente un omaggio degli naturale qui al borgo Santa Rosa e si accendono quelle artificiali. Se è andato, allora abbiamo anche per te un regalo, non sappiamo cosa sia, è una cosa un po' strana, la vuoi aprire adesso o dopo fai tu, e quindi abbiamo solamente l'ultimo che è Roberto, eh? Roberto.
bellissima giornata di festa. Cosa auguriamo a questi sposi? Felicità, salute e amore. Per tutta la vita. Per tutta la vita, sempre. Uniti per che me. Cosa gli auguriamo a questi sposi? Tutto il bene possibile, no? Una bellissima giornata, Totò. Sicuramente una data bella e importante per Giuseppe Delisa che oggi sono convocati a nozze. Una giornata veramente bella e insormante, un po' calda a dire il vero. Iniziata alle ore 16.30 nella chiesa di San Francesco, nel quartiere di Catanzaro denominato Bella Vista, e culminato al Borgo Santa Rosa, una location veramente bella ed entusiasmante. Sono le 2 di notte e si continua con la musica anni 90, una musica veramente che trascina. Volete vedere che finirà sicuramente con un bagno in piscina. Bene, per ora non posso fare altro che salutarvi e augurare ancora una volta Giuseppe Delisa e un buon proseguimento della vostra vita. Alla prossima, ciao.